Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato. Oggi voglio parlare di una cosa che trovo molto interessante e che comunque impatta nella vita di tutti i giorni, soprattutto di quelli che hanno una piccola attività commerciale che fa parte di una delle strutture portanti della società e dell'economia italiana. Vi prendo i dati direttamente da Open, anche se Open molto spesso quando si parla di politica non è affidabile, però comunque voglio dire, stiamo parlando di numeri, quindi spero che il giornalista non si sia inventato cifre a caso, ma abbia dato numeri reali, ed è una cosa veramente preoccupante, perché è una cosa che adesso arriveremo a vedere, è per me da criminali veri e propri. Vi leggo l'articolo così com'è, poi farò un commentino rapido rapido. Bancomat, carte di credito e commissioni, quanto costa davvero il pagamento con il POS ai commercianti? E andiamo giù, ve lo leggo. Allora, dal 30 giugno il decreto legge numero 36 ha definito le sanzioni per commercianti e professionisti che non consentono ai loro clienti di pagare con il POS. Il POS è il macchinino in cui tu leggi la carta. Prima ce la passavi, adesso ci sono le carte anche senza contatto, quindi basta che ce l'appoggi sopra. Le multe partono da 30 euro più il 4% della transazione negata, ma finora le contravvenzioni elevate dalla Guardia di Finanza sono poche. Diciamo che è da un mese che questo decreto legge numero 36 è in atto. Ora, una delle prime sanzioni l'ha ricevuta una gelateria di Vicenza per 20 euro di conto, ma i commercianti no POS sono tantissimi. Dicono che non vogliono fare favori alle banche e sostengono che accettare un pagamento con la carta di credito sia antieconomico a causa delle commissioni. Ma quanto costa ai commercianti tirare fuori il POS? E quanto costa accettare pagamenti con la carta di credito o il bancomat? E qui finalmente si arrivano ai numeri veri. La stampa spiega oggi che, ah ecco, fra l'altro non è un lavoro di ricerca che ha fatto un giornalista di Open, ma i giornalisti di Open, come fanno spesso, semplicemente prendono le notizie da altri giornali. In questo caso la notizia quindi viene riportata dalla stampa. Quindi se i numeri sono sbagliati, il giornalista di Open dice: non è colpa mia, io non faccio niente, ricopio solo il lavoro degli altri, e quindi è colpa di un giornalista della stampa. Vorrei dire bene, ma in realtà male, non andiamo bene per niente. Allora, il costo può arrivare fino al 5% dell'importo, e a questo bisogna aggiungere anche l'affitto del POS, le spese una tantum e l'eventuale manutenzione. In caso di attività stagionale, poi c'è un aggravio di spesa del 50%. Ma fino a 5 euro le commissioni sono azzerate, mentre l'importo minimo per cifre superiori parte dai 50 centesimi. Quindi l'importo minimo è 50 centesimi e dai 50 ai 5 comunque le commissioni sono azzerate. C'è però da segnalare che fino al 31 dicembre 2022, quindi alla fine di quest'anno, è stato aumentato dal 30 al 100% il credito d'imposta sulle commissioni. Fino al 30 giugno la regola valeva anche per l'affitto dei POS, ma la misura non è stata rinnovata. Ora andiamo avanti con un po' di dati per capire esattamente. Nel 2021 erano già 4,2 milioni i POS attivi secondo i dati della Banca d'Italia. 4 milioni e 200 mila commercianti, partite IVA, piccoli imprenditori, qualsiasi cosa, che hanno la macchinetta per leggere la carta di credito. Un totale di 106 milioni, ok? Mentre il 38% dei pagamenti nel 2021 è stato regolato con un pagamento elettronico. L'Unione Europea ha tagliato le commissioni interbancarie allo 0,2% quando si usa il bancomat e lo 0,3% per le carte di credito e di debito. Ma attualmente nessun commerciante italiano paga queste percentuali. La commissione media pagata è dello 0,9%. Lo 0,54 finisce nei circuiti internazionali come la Visa o la Mastercard, il resto invece fa parte di quello che si prende la banca italiana. Quindi per i piccoli esercenti il conto ammonta a 1,32%. È una cifra enorme. Adesso, senza che vado avanti, ok? Vi rendete conto di cosa vuol dire aver messo obbligatoria una cosa del genere? È una truffa, una rapina a tutti i piccoli commercianti che devono dare il pizzo alle banche per qualcosa che sono costretti a fare. Cioè, non è che tu puoi scegliere. Quando tu prendi 100 euro cash, ok, con quei 100 euro vai, sei un ristoratore, un cliente ti ha dato 100 euro perché è venuto a mangiare da te.
Con quei 100 euro vai alla spa e hai 100 euro in tasca e ti fai fare un massaggio per te e tua moglie, un bel massaggio di coppia col bagno nella spa, col bagno turco e sono ancora 100 euro. Con quei 100 euro la stessa tipa della spa va in un centro estetico, si va a fare le unghie, capelli, tinta, eccetera. Di nuovo sono ancora 100 euro. E va avanti così, quei 100 euro sono sempre 100 euro. Invece, grazie al governo dei migliori, adesso non sono. Ho provato a vedere chi è che aveva votato sta legge, se qualcuno si è rifiutato di votarla, eccetera, non lo so, però ricordo che fino alla caduta del governo Draghi, tutti i partiti facevano parte del governo, tranne la Meloni. Non è che voglio per questo far campagna elettorale per Fratelli d'Italia, se è chiaro, eh? Questa, diciamo che tendenzialmente è una rubrica di informazione, quindi vi ricordo questa cosa, poi ognuno tragga le sue conclusioni, anzi. Vi invito ad andare a cercare esattamente quali partiti hanno votato questa schifosissima norma e quali no. Non lo so e non ci metto becco, ok? Però è una cosa allucinante. Cioè l'1,5% vuol dire che dopo 10 transazioni, ok? È il 15%, vuol dire che quei 100 euro, se tu li paghi tutte le volte per via elettronica, dopo sole 10 volte sono diventati 85. I 15 se li sono tenuti un po' le banche italiane, un po' il sistema Visa. Per pagare un'infrastruttura elettronica che funziona allo stesso modo già da boh, 20 anni, 30 anni che ci sono le carte di credito elettroniche che le giri così. Una volta la carta di credito era fisica. Vi ricordate, c'erano tutti i numerini in sovraimpressione, tu mettevi la carta di credito sotto la carta carbone, ci strisciavi la carta carbone e rimaneva una ricevuta. Poi si è fatta l'infrastruttura tecnologica per rendere tutto più funzionale, bravi, benissimo, ma ormai ve la siete pagata. Senza contare che il POS stesso, poi ti spiega anche che le banche ti chiedono l'affitto. Cioè, allora, lo Stato ti obbliga ad averlo. È una cosa per cui sei obbligato ad averlo, devi pagare l'affitto alla banca. Ed è qualcosa che poi la banca ci guadagnerà sopra. Cioè, quantomeno se sei onesto, mi paghi tu per tenerlo, visto che poi ti prendi le commissioni. No, io ti devo pagare per qualcosa che lo Stato mi costringe ad avere e produrrà del profitto per te, non per me. Perché da me il cliente ci è venuto già. Cioè, da me il cliente che paga 100 euro in contanti o col POS, in teoria non mi cambia niente. È alla banca che ci guadagna. È una roba da criminali. Ma così tu stai solamente facendo un favore alle banche. Cioè, 10, con delle cifre spaventose. Si trattasse dello 0,003%, una cifra ridicolmente bassa che devo fare 1.000 transizioni prima di perdere il valore vero della moneta, del soldo, allora, di nuovo, ci si potrebbe ragionare. Ma l'1,5, il 2, il 3, delle cifre spaventose. Aspetta, guarda, guarda. Allora, per le transazioni con carte di credito, Intesa San Paola si fa pagare l'attivazione del POS 200 euro. Cioè, tu gli devi mollare 200 euro per una macchinetta che poi permetterà loro di guadagnare ancora più soldi. È una roba da criminali, delinquenti, farabutti. Questo è il governo dei migliori, appoggiato da gente che dice che capisce di economia, che capisce di come si manda avanti uno Stato che funzioni con della gente che produce benessere in maniera che quel benessere gira e tutti i cittadini beneficiano. Non è vero, non è vero, non funziona. È di nuovo una misura a perdere, una misura a perdere. Magari l'hanno fatta solo perché l'Europa ha detto se non fai così non ti diamo i soldi del PNRR. E tutti quanti a dire: oh, bravo, governo dei migliori, Draghi salva l'Italia. Draghi non serve un bel niente. Se questo è il governo dei migliori, meglio farne a meno. Detto questo, spero di avervi dato qualche informazione utile, qualche spunto di riflessione. Aspetta, no, ve ne dico un'altra. Guardate questa. Allora, la banca Unicredit trattiene tra il 2,25 e il 2,3% delle transazioni con Bancomat. 2,3% è una rapina a mano armata, neanche a mano armata, perché loro non hanno bisogno della mano armata, l'arma ce la mette lo Stato ti obbliga e loro prendono i soldi. Io non ci posso credere, è una roba allucinante, allucinante.
Ci vediamo al prossimo video, state informati come sempre, se vi è piaciuto questo video e vi ho dato qualche informazione utile, vi invito a condividerlo perché la gente deve capire l'impatto vero delle scelte della politica sulla vita dei cittadini, perché i piccoli imprenditori sono i cittadini, sono la spina dorsale su cui si basa tutta la statura del corpo umano che possiamo definire come la società. La spina dorsale è una delle parti più importanti del corpo umano, i piccoli imprenditori sono una delle parti più importanti della società italiana e questi, tanto per cambiare, fanno scelte che massacrano l'imprenditoria, specialmente quella piccola. Ci vediamo al prossimo video, state informati. Ciao!